C'era una volta l'Italia, l'Italia degli emigrati, uomini e donne che con un lungo sguardo nostalgico davano l'addio alla terra natale, in cerca di un nuovo futuro, una nuova esistenza, lontana dall'Italia. Oggi, come ieri, il paese è tornato ad essere una nazione da cui molti giovani scappano per cercare fortuna e successo oltralpe. Eppure, anche nei ricorsi storici, c'è chi va controcorrente. Lorenzo Felici, Biagio Miceli e Dina Franchi, tre ragazzi che sembrano italiani, ma lo sono solo per metà. Sono gli eredi di chi, nei primi decenni del secolo passato, ha deciso di emigrare. Young li ha incontrati e intervistati. Abbiamo ascoltato le loro storie, le opinioni e le comparazioni tra Roma, città in cui tutti e tre vivono e lavorano, e la nazione in cui sono nati e cresciuti. Iniziamo il nostro report con Lorenzo Felici, italo-francese. La famiglia Felici in terra francese inizia con Alberto, il nonno paterno di Lorenzo. La storia che vi stiamo raccontando sembra un film, ma è successo tutto davvero. Il signor Alberto non è un emigrante, scappato da Roma, sua città natale, per la povertà o la carestia. Ma è la seconda guerra mondiale a costringerlo a diventare cittadino francese. Durante il secondo conflitto, il soldato Felici disubbidisce agli ordini e viene spedito sul fronte atlantico. Prima che la guerra finisse, Alberto diserta e si nasconde in una fabbrica di Bordeaux che produceva botti. È proprio dentro una di queste botti che Alberto viene scoperto dal proprietario della fabbrica, che invece di denunciarlo, lo accoglie in casa sua. È proprio in quella casa che l'ex soldato italiano conosce la figlia dell'uomo che gli stava dando asilo politico. Se ne innamora e la sposa. I coniugi Felici tornano a Roma nel 1946 e lì scoprono che il nome di Alberto era stato iscritto nel registro delle persone decedute. A quel punto, Alberto Felici chiarisce la sua posizione, vuole rimanere a Roma, ma sua moglie dice no. In Francia Alberto diventa un imprenditore di successo. Si distingue dagli altri emigrati perché invece di cercare lavoro si ingegna e lo crea. Nel suo cuore però resta sempre Roma ed è proprio nella capitale che torna, non solo per nostalgia, ma soprattutto per affari. Oggi Lorenzo, suo nipote, è un giovane architetto di successo che pur essendosi laureato in Francia ha deciso di vivere con sua moglie nella città che suo nonno non ha mai davvero abbandonato. Sono nato in questa doppia cultura molto, molto forte, con un personaggio che è mio nonno, che ha insistito molto per mantenere queste radici, con la lingua, con la cucina, tutto quello che fa parte della cultura, italiana, e ci parlava anche lui italiano, però noi rispondevamo in francese perché ci vergognavamo di come parlavamo. Dopo 30 anni, 34 anni, parlo ancora un italiano approssimativo, lui si incazza sempre, però è contento che siamo tornati qua a Roma. Sono in Francia, mi danno dell'italiano, quando sono in Italia mi danno del francese, per cui forse mi fa comodo dire che sono europeo. La politica francese e italiana a confronto. Sentiamo cosa ci dice Lorenzo. Perché la Francia è molto più centralizzata, anche se hanno cercato di decentralizzare, ma comunque Parigi detta un po' quello che deve succedere per uniformizzare un po' la politica nazionale. Invece qua ognuno fa un po' la sua legge, e quindi è difficile anche come professionista, di entrare, che ne so, in Liguria e di capire le mille leggi, le mille complicazioni. È un po' come se c'era un piacere, un gusto per complicare. E come architetto, quali sono le differenze tra i suoi due paesi? In Francia, anzi, se vediamo per esempio il Louvre, la piramide, hanno avuto il coraggio, diciamo, politico, anche Beaubourg, di confrontare il moderno con la storia. Invece qua in Italia c'è stata questa paura di andare avanti e di produrre. Quindi l'architettura si fa molto negli interni, si fa molto dentro, si ristruttura, il che è una materia molto specifica, dove gli italiani sono conosciuti per tutto il mondo. Lorenzo spiega poi come recentemente l'Ordine Nazionale degli Architetti Francesi abbia rilevato un numero molto alto di architetti italiani che svolgono la professione in Francia.
E la ragione è puramente economica. Allora, in Francia prendono un stipendio medio di 1.600 euro Base. base per un neolaureato, invece in Italia non si sa perché o vengono pagati intorno a 800 euro o addirittura gratis. Io ho più di un amico che è architetto qua a Roma e che non ha neanche il rimborso spesa, praticamente lavora per non essere pagato, ma cioè, è anche più grave di questo, secondo me, spendono per lavorare. Salut Young! Sicuramente l'emigrazione degli italiani nella vecchia Europa è stata ampia. Nulla di comparabile però con i massicci flussi migratori delle regioni del sud nel Nuovo Mondo, l'America. Biagio Miceli, per gli amici Gino, è figlio di siciliani trapiantati a New York da ormai varie generazioni. Nell'intervista ci spiega come, in una nazione fondata dai migranti, le persone si descrivono associando le loro origini. Il concetto di nazionalità è diverso di quello che c'è in Europa. Cioè, in America una domanda molto comune, soprattutto nelle grandi città, è di che nazionalità sei? What nationality are you? E quindi uno di due generazioni, tre generazioni italiani, anche se non parla l'italiano, se non ha il nome ma ha il cognome italiano, dirà sono italiano. Gino ci parla poi di come, nelle comunità italiane, nella Grande Mela, si sia creato un nuovo linguaggio. Quando là ci sono napoletani, calabresi, siciliani che si trovano nella stessa zona, parlano soprattutto le loro rispettive lingue. Dico lingue perché dal punto di vista linguistico, sardo, siciliano sono lingue. A livello politico non ne parliamo. Quindi le loro corrispettive dialetti e lingue si mischiano per comunicare, perché se un napoletano parla meglio il napoletano, non parla italiano. Parla con un siciliano nel suo dialetto, no? Quindi un'altra lingua nasce. Questo viene chiamato dai studiosi italianese. Dopo l'italianese, Gino ci parla delle trasformazioni in campo culinario nella cucina italo-americana. In America esiste una grande tradizione italo-americana che non si trova in Italia, per esempio. Tipo? Come per esempio invece di forno a legna, che nelle città era costoso e difficile fare forni a legna, quindi si usa il carbone per fare la pizza. Con l'acqua di New York, per esempio, messa sulla brace di carbone, la pizza prende un altro sapore, quindi diventa una cosa sua. Non si può dire proprio americano nel senso perché non è fatto dei inglesi americani o dei tedeschi, è italo-americana, esiste, per esempio, ti do l'esempio, c'è il ristorante Lombardi a New York, che è stato stabilito nel fine dell'Ottocento, cioè poco più di 4-5 anni dopo la visita della regina Margherita a Napoli, quando è stata inventata la pizza napoletana. Quindi, cioè, diciamo che le storie italiane e americane si mischiano tanto, l'influenza fra le due culture. Le famiglie italo-americane, do un esempio stupido, fanno il tacchino nel giorno del ringraziamento, però il ripieno, esiste un ripieno per il tacchino italo-americano, cioè con la salsiccia, con le castagne che mia zia preparava sempre, adesso che preparo in Italia per il giorno del ringraziamento. Da italo-americano, Mr. Miceli compara la crisi finanziaria con uno sguardo agli Stati Uniti ed un altro all'Italia. La grande differenza in America c'era tutta questa potenzialità un po' immaginata, un po' fabbricata di crescita e il sistema è stato basato su questa percepita potenzialità. E quindi una volta rotto quello, tutte le scommesse fatte su questa crescita vanno in tilt. Quindi, visto che in Italia c'era un'economia, diciamo, meno crescente, però più stabile da un certo punto di vista, l'effetto lo vedo qua di meno, in un certo senso. Dopo l'analisi economica è il turno di una comparazione politica. USA versus Italy. In America riescono a fare escamotage per ottenere quello che vogliono lo stesso, quindi non dico che non c'è corruzione, non c'è problema, però l'aspettativa del pubblico è molto più alta di quello che è in Italia, secondo me.
se un Berlusconi o un qualcuno, chiunque, non è, non, è, sono apolitico, quindi dico se una persona in potere fa qualcosa che può essere visto come corrotto, diciamo in America c'è subito la possibilità, usando la legge e la giustizia, per fare qualcosa contro questa persona. Quindi penso che in Italia il potere è un po' più assoluto, se hai potere politico è difficile che qualcuno ti tocca o che ti faccia qualcosa. Ciao Young! Dall'America al Canada conosciamo ora la storia di Dina Franchi. Dina è la prima della sua famiglia ad essere nata e cresciuta a Toronto. Nonostante i suoi genitori vivessero in due paesini abruzzesi, distanti solo 7 chilometri, si sono incontrati per la prima volta fuori dal bel paese. Sì, perché gli italiani sono andati a vivere nello stesso quartiere. E quindi la mia nonna conosceva i genitori della madre. Dina vive a Roma ormai da 7 anni, ma si sentirà più italiana o canadese? Questa è una domanda difficile, perché poi quando voglio essere canadese dico che sono canadese, poi quando voglio essere italiana dico che sono italiana. E dipende, però questo dipende. E però quando le cose non funzionano in Italia io sono canadese. Cos'è che non funziona in Italia? Prima cosa. La burocrazia. Non funziona niente. Vabbè, no, diciamo non niente, soltanto che magari in Canada la differenza è che, per esempio, se vuoi andare a fare il tuo passaporto, tipo per rinnovare il tuo passaporto, tu vai all'ufficio che vuoi e aspetti fino a 5 minuti e poi vedi i documenti e in un quarto d'ora avrai il rinnovo del passaporto. E invece la mia prima esperienza in Italia era che mi hanno mandato all'ufficio, mi hanno detto che dovevo andare all'ufficio, mi hanno detto al terzo ufficio dovevo prendere il numero e poi mi hanno detto che era troppo tardi, quindi mi sono svegliata, poi mi sono svegliata il giorno dopo, ho fatto lo stesso giro di nuovo senza ottenere niente. Era avere, per esempio, il numero della carta d'identità, ci ho messo 2 settimane, perché poi l'ufficio ha detto che avevo tempo. Un altro aspetto italiano che proprio non piace a Dina è la politica, ma soprattutto i politici italiani dicono una cosa e poi fanno un'altra. È vero, in tutto il mondo è un po' più così, però inizialmente pensavo che magari c'era un scandalo e il politico si divideva. Invece dopo un mese si divideva lo stesso politico in un altro partito, o magari nello stesso partito, e per me era proprio una cosa scandalosa, perché magari in America succede un scandalo e poi così. Finito, basta. Nell'Italia Dina ama soprattutto i paesaggi, la cucina caratteristica e la solarità degli italiani. Ma ciò di cui sente più la mancanza è la multiculturalità della sua città natale, dove, rivela, convivono pacificamente 80 etnie diverse, senza razzismi o intolleranze. Le persone sono tutte canadesi. E tu sei italiana, tu sei portoghese, tu sei africano, tu sei francese, tu sei etnicità. E però sei sempre canadese. L'ultima domanda che facciamo a Dina è: torneresti mai a Toronto? Che ci pensi? Perché c'è meno che io. Magari in vecchiaia, dici? Anni, diciamo. Dina Franchi, we'll be back. Yes. Cheers, young girls.